La morte di Giovanni Falcone ha creato uno slancio di coraggio da parte di una città che alzava finalmente la testa e si faceva vedere nel suo contrasto personale alla mafia non più quella indifferenza, quella rassegnazione di un tempo. Ecco perché dico che la sua morte, la morte di Giovanni, così come la morte di Paolo, non è stata vana, perché li sento sempre vivi nella coscienza popolare, nella coscienza collettiva e nelle istituzioni. Guardando le macchine che passano sull'autostrada da qui, quanta difficoltà per poter attivare a questa distanza il segnale e innescare l'esplosivo. Le prove che hanno dovuto fare anche da qui, come mai sono sfuggite a qualsiasi controllo esterno?